regolare perché è rimasto a terra dall'altra parte, proprio sotto di D'Angelo, ed è il 2-1 del Bisceglie. Terreno di gioco, quindi Sartori ha potuto scappare alle spalle della retroguardia dell'Avellino, infilarsi col piede di testa, indisturbato, e fare 2-22. Per l'Avellino, Stupra, 1-9, Emanuele Santanello. Opera di Bisceglie, pallone in profondità, sulla traiettoria, c'è Luigi Silvestri, Tito, va dentro, Perpella, è un gran pallone, Santanello, porta vuota, Santanello! Cigliano, è stata molto rischiosa, pallone regalato all'Avellino. Aloy, Ciancio di prima, pallone morbidissimo verso Rizzo, che la rimette dentro, bella aggancia, ma ci lascia così il pallone, pallone pure! Al 38esimo, favorevole Russo, Avellino 4, Bisceglie 1, 3 punti in cassaforte per l'Avellino. Simo! Con gli accreditati presenti al Partenio, ma applausi per la musica che lascia il campo. Curio a bordo. 4-1 al Partenio Lombardi, Bell'Avellino, Bisceglie che non molla, con Giron che mette palla in mezzo, occhio ancora una volta la conclusione di Sartore, che è entrato con un gran piglio, prova la deviazione del calcio d'angolo. Aloy bandierina, palla in mezzo il colpo di testa, pallone alto, la doppietta, anche Luigi Silvestri, destra, cittadino. Sartore si mette in proprio, cittadino va in area di rigore con un pallone preciso per Musso che fa 4-2, due disattenzioni dell'Avellino, due pugni, ha trovato due volte la via del gol e Bisceglie, probabilmente troppo. La formazione quest'oggi in maglia gialla che chiude in avanti Mansur, altro tentativo di cercare Musso, questa volta il pallone è troppo lungo e questa volta non c'è più tempo. 4-2 per l'Avellino al Partenio Lombardi, che torna a vincere tra le muramiche dopo l'unica vittoria tra le muramiche che lo ospiterà il Catanzaro. Avellino sale in classifica con 21 punti.